Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Prima di cominciare come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale YouTube Lo Zucco, condividere, commentare e lasciare tantissimi pollicioni. Oggi siamo qui per parlare di Piccoli Brividi. In molti di voi hanno chiesto di parlare di 1, 2, 3 Invisibile e oggi sono qui per accontentarvi. Come tutti saprete, di Piccoli Brividi, oltre ai libri, fu fatta una serie televisiva, con varie puntate, ogni puntata collegata a un libro, ovviamente. Diciamo che, a differenza delle altre puntate, questa volta, questo episodio 1, 2, 3 Invisibile è abbastanza similare proprio con il libro, ragazzi, quindi vi consiglio di vedere la puntata e ovviamente, se potete, reperite questo libro che è qualcosa di epico, ragazzi, veramente è bellissimo e sono abbastanza similari, come dicevo, stranamente è una cosa che mi ha colpito e mi è piaciuto veramente tanto. In questa avventura troviamo Max e suo fratello Noak, detto il Mancino. Entrambi trovano nella soffitta della loro nuova casa uno specchio che rende le persone invisibili. Sicuramente vi chiederete: ma com'è possibile? Dovete sapere che sopra lo specchio c'era una lampadina e chiunque andava vicino allo specchio e accendeva la luce diventava invisibile, e una volta spenta si ritornava visibile, e questa cosa fece impazzire i due fratelli e cominciarono a divertirsi coinvolgendo anche i loro amici. Però col tempo scoprono che, rimanendo invisibili per troppo tempo, vengono colti da uno strano malessere e si sentono come risucchiare dallo specchio, e ci mettevano sempre più tempo a ritornare visibili. Purtroppo decisero di fare una scommessa, ovvero cercare di vedere chi ci metteva più tempo a ritornare. Purtroppo però finiscono per scomparire e ritornare mutati, anche se Max ovviamente non capisce il come e il perché. Difatti Max finisce per venire risucchiato nello specchio e scopre che dall'altra parte si trova un universo parallelo in cui i riflessi delle persone prendono vita e rubano il posto degli originali che restano intrappolati nello specchio, come già accaduto ai suoi amici. Purtroppo Max rischia di fare la loro stessa fine, ma fortunatamente viene salvato dal fratello. Gli lancia una palla da baseball distruggendo lo specchio e liberando Max e i suoi amici. E così sembra che la storia sia completamente finita. Se non fosse il fatto che la mattina seguente Max scopre che suo fratello non è più Mancino. E la domanda è: che non sia il vero Noak, ma il suo riflesso che ha preso il suo posto? Beh, direi, ragazzi, è molto 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 bello. Molto bello, molto interessante e mi piacerebbe farci un corto ispirato, guarda, ve lo dico, ragazzi. Però non voglio andare a copiare qualcosa di già fatto. Però è veramente, veramente una bella storia, surreale, ovviamente, come sempre i Piccoli Brividi sono surreali, però veramente una bella storia. Con questo io vi saluto, ragazzi, spero che il video di oggi vi sia piaciuto. E ragazzi, vi invito anche a lasciarci qualche commento. Se volete che vi parlo di qualche altra avventura di Piccoli Brividi, beh, allora scrivetelo qui sotto. Ciao ciao, alla prossima!